Benvenuti. Vedremo in questo video cos'è e come gestire la memoria virtuale. La memoria virtuale viene utilizzata dal sistema come memoria di supporto alla RAM, utilizzata nel caso lo spazio in RAM si esaurisce, viene memorizzata dal sistema sul nostro disco rigido in un file, chiamato anche file di swap o di paging. Il fatto di memorizzare quest'ultima nel nostro disco rigido presenta due grossi problemi. L'accesso al file è più lento, riducendo così le prestazioni del sistema, dato che i tempi di lettura del disco rigido sono inferiori rispetto alla RAM, e che al momento dello spegnimento del computer, quest'ultima persiste, riscontrando così un problema alla privacy dell'utente, dato che la memoria del disco rigido, a differenza della RAM, non è volatile. Vedremo verso la fine del video, come risolvere questo problema con un piccolo trucco. Per gestire la memoria virtuale, facciamo clic sulla voce proprietà del menu contestuale dell'icona computer, in alternativa, premiamo la combinazione di tasti Win più POS. Clicchiamo successivamente su impostazioni di sistema avanzate. Clicchiamo sul pulsante impostazioni, sotto la voce prestazioni, per poi spostarci nella scheda avanzate. Ora, clicchiamo sul pulsante cambia, sotto la voce memoria virtuale. Da qui, possiamo selezionare l'unità dove mettere il nostro file di paging, impostare noi stesse le dimensioni della memoria, dove metterò maggiori info in descrizione, la possibilità di far gestire la memoria al sistema oppure, scegliere di non usare nessun file di paging. Impostato il tutto, ci basta cliccare sulla voce imposta, chiudere successivamente la finestra o premere OK, per poi premere su Applica, e chiudere la finestra o semplicemente premere OK. Durante il procedimento, come è possibile vedere anche nel video, il sistema ci avvertirà che le modifiche impostate, verranno applicate al prossimo riavvio del computer. Come già detto ad inizio video, i dati nel file di paging, a differenza da quelli in RAM, persistono, rendendo così leggibile il contenuto del file, e di conseguenza di eventuali dati sensibili. Per evitare ciò, il sistema ci offre la possibilità, di cancellare e ricreare il file ad ogni riavvio del computer. Per fare ciò, apriamo l'editor del registro e rechiamoci sulla chiave mostrata in video, che metterò anche in descrizione. Qui, facciamo doppio clic sulla chiave Created File at Shutdown, ed impostiamo il suo valore ad 1, valore che di default sarà a 0. Premiamo OK e riavviamo il computer per applicare le modifiche. Ovviamente, dopo aver applicato le modifiche, ogni riavvio del computer, proprio per il fatto di dover ogni volta ricreare il file di paging, sarà più lento del solito.